Allora, ricordo nettamente il periodo tra la seconda e la terza media, in cui i ragazzini, noi ragazzini e le altre ragazzine facevano proprio a gara a chi facesse proprio le cose da grandi, le cose da più grandi. E questo succedeva proprio anche a chi giocava a videogame. Era proprio quel periodo, il periodo degli Street Fighter, dei Metal Slug, dei cabinati con la macchina, con la Ferrari di Hot Run. Era il periodo del cabinato delle Tartarughe Ninja. Insomma, era ancora il periodo delle sala giochi e di tutti questi giochi fantastici che ho appena elencato, che vennero poi abbandonati per i vari Tekken e altri giochi che arrivarono con la PS1. Insomma, era l'epoca del passaggio al mondo PlayStation, con le sue trame, più seriose e tutto quello che ne derivava. Insomma, era proprio un periodo nel quale i videogiochi sembrava dovessero per forza perdere proprio quel loro lato, fiabesco, fanciullesco, sostituendo il tutto proprio con sensazioni più serie, più crude, più reali, insomma. E questo ricordo che era proprio un passo da fare che iniziava proprio con il sentirsi più grandi, quasi, non so come spiegarlo, quasi a volere rigettare quel bambino che si era stati fino a un giorno prima, magari. Ed era il periodo nel quale io giocavo Super Mario World 2 Yoshi's Island, un gioco che desideravo fortemente fin da quando lessi gli articoli sulle riviste. Un gioco che dalla copertina sembrerebbe quasi destinato ai bambini, mentre all'interno nasconde un mondo veramente incredibile, un mondo pieno zeppo di segreti e di cose da fare, un gameplay incredibile, una grafica che portava quasi al limite il grandioso Super Nintendo, con animazioni fantastiche e una longevità davvero quasi incredibile, anche perché Yoshi's Island, per essere completato, ha bisogno di quasi 40 ore di gioco, ma che scorrevano via veramente alla grande. E una storia che mi ha appassionato dall'inizio alla fine, e con un character design davvero incredibile. Il tutto sembrava quasi disegnato da un bambino, con contorni forti, colori accesi e montagne che sorridono. Insomma, era veramente incredibile. Giocare a questo gioco mi ha regalato davvero emozioni fantastiche. Ricordo perfettamente quei paesaggi verdeggianti, quei colori sgargianti, quelle avventure fantastiche che si vivevano all'interno di questo gioco. Era davvero incredibile Yoshi's Island. Riusciva proprio a portarti in quel magico mondo che era l'isola di Yoshi. Era tutto bellissimo e la grafica era davvero superlativa, con tocchi di classe che erano veramente degni di un gran finale del Super Nintendo. Yoshi's Island forse è stata veramente l'ultima e grande avventura che ho giocato su Super Nintendo. E poi c'era quel chip, il chip FX2 se non sbaglio, che faceva davvero miracoli, era in grado di regalarci effetti visivi e davvero fenomenali per l'epoca. Io ne rimasi veramente estasiato, e mentre tutti erano già pronti a giocare avventure molto più serie di Yoshi's Island, io rimasi a giocare con questo gioco, rimasi proprio nell'isola di Yoshi. Un aneddoto su questo gioco: Yoshi's Island fu il mio gioco del Natale nel 1995, lo giocai tantissimo, e anche in questo caso, come ho già detto una volta, i videogiochi secondo me sono proprio così, sono proprio come uno scrigno di ricordi. Sapete, a volte per dimenticare qualcosa che ha accompagnato magari la nostra infanzia ci vuole molto tempo, oppure non la dimentichiamo mai, ma per farla, riaffiorare, per far riaffiorare un ricordo bello della nostra infanzia, basta davvero poco, basta davvero
bastano davvero soltanto un paio di note di un motivo che si ricorda, basta un profumo o qualcosa proprio che sia in grado di inconsapevolmente di portarci in quel periodo. Era un periodo fantastico, era il periodo che giocavo nella mia cameretta, era il periodo nel quale mentre giocavo sentivo i miei genitori che parlavano, sentivo, come ho già detto altre volte, sentivo mia madre che era di là in cucina e cucinava sempre cose buonissime e che mi chiamava quando era ora di cena per andare a mangiare. Insomma, sono ricordi che difficilmente svaniranno. Sapete, io credo che tra una ruga che spunta qua e là, un doloretto, un capello bianco da qualche parte, e io credo che molte persone, che noi non abbiamo mai davvero voluto smettere di essere un po' bambini. E in fondo, perché farlo? Al prossimo video.